una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo ciao, por ragazzi. Ti. Ecco, mi trovate con un nuovo video e si tratta dell'apertura di un pacco di Le Bimbi. Pacco creativo da Le Bimbi mi è arrivato adesso. Lo apriamo insieme. Non sono tantissime cose, diciamo che non ho tutte cose che mi servivano anche urgentemente. Tra l'altro, giustamente, loro hanno fatto chiusura per ferie, quindi ho dovuto aspettare un po' di più, però fa niente. Ok, carine queste scatoline piccoline, molto carine. Allora, così sarà sopra. Apriamo. Scusatemi se mi sentite un po' con la voce assonnata, ma stavo dormendo. Bene, sì, perché ho un po' malissimo la schiena e devo per forza riposarmi. Allora, Le Bimbi hanno cambiato ancora il bigliettino. Adesso mettono sempre il wash tape con fatto a mano. Comunque questi sono tutti i riferimenti delle Bimbi. Carino il wash tape, ecco, però io non è che lo uso più di tanto per lavorare, però va bene. Utilizzo più qualcosa di pratico proprio per lavorare, però va bene lo stesso, carino. Poi contando comunque non sono per forza cogli le loro obbligate a metterti il connetto, vabbè, avete capito, l'omaggio va benissimo. Allora, per prima cosa ho ordinato il lucido della Sculpey. Zoom un pochino, così ho ordinato il lucido della Sculpey perché ne ho sentito davvero parlare bene, e siccome né con quello della Fimo né con quello della Primo non ci trovo bene, ho voluto provare questo. Volevo prenderne direttamente due vasetti, ma mi sa che ne ho preso solo uno. Probabile, sì. Proviamo, lo proviamo e vediamo. Sì, ne ho preso solo uno e l'ho pagato 3,97 euro. Questo, ed è da 30 ml. Poi, però che non vedo questi cosi. Aspettate che tiro fuori le cose. Aspetta, perché è tutto nel sacchetto. Ok, così caccio via sti polistiroli. Ok, allora, poi ho ordinato tre colori Pinata Color. Ho ordinato il magenta e i pinata sono costati, sono di qua, vabbè. I pinata sono costati 2,13 euro l'uno. Allora, ho ordinato il magenta, il Santa Fe Red e il chili pepper. Spero di non aver già ordinato il magenta, mi viene un dubbio, vabbè. Che non l'avevo già, fa niente, non mi sorprenderebbe quella testa che ho, però fa niente. Allora, apriamo su questo sacchettino con l'apertura, no? Così vi faccio vedere. Mamma, in realtà non è poca roba, adesso che la guardo così, magari sapete quando nel carrello dite poca roba, non è poca. Allora, ho ordinato queste foglioline lucite, lasciatemi zoomare così voi vedete meglio. Queste foglioline lucite abbastanza grandi, perché mi piacciono tantissimo le foglioline lucite per andare ad abbellire le creazioni. Queste sono costate 77 centesimi e sono 20 pezzi di colori misti, per lo più rosa. Peccato che rossa ce n'è solo nessuna, rossa proprio nessuna. Tutte le tonalità del rosa, del lilla e l'azzurro, così. Ok? Poi, ancora in lucite, ho preso queste qua, molto belle queste, dalla foto non sembrano così marcate. Queste foglioline qua, sempre in lucite, magari un colore che si vede di più, l'azzurro. Ma qua c'è il rosso, che bello. Queste qua, guardate che belle,
sono abbastanza grandi, verissimo, però per le creazioni grandi, secondo me, o per delle collane o anche per metterle negli scacciasogni, sono perfette. Queste sono sempre 20, sono venute 77 centesimi, erano scontate queste? No, mi pare di no. Non mi ricordo, c'era della roba scontata di quello che ho preso, ma non mi ricordo cosa. Poi dovrebbero essercene altre, ma aspettate che scaravolto, faccio prima. Ok, eccole qua. Questo qua, che è molto più grande il sacchettino, queste sono 50 e sono venuti 1,20 euro. E sono fatte così. Guardate che belle che sono. Purtroppo quelle piccoline solite che prendevo erano finite, quindi mi sono dovuta accontentare di queste, che però sono molto belle. Leviamo un pelino di zoom, ok. Poi ho ordinato questo qua, che erano i gancini a vite, che era un mix color degli 8x4 1000 pezzi. È interessante vedere che ci sono dentro pezzi di legno, non so perché. Per fortuna mi ha tenuto già lei separati, grazie. Perché se avrei dovuto separarli io sarei morta lì all'istante. Peccato che non me li ha separati del tutto, tipo i colori. Io speravo fossero tutti separati, in realtà, sono sincera. Perché è un po' scocciante doverli separare. Più che altro... vabbè, ma ci sono altri argentati più scuri, io userò soprattutto questi argentati, perché questi qua non li uso, quindi non lo so, perché non faccio collane di quel colore o cose con quel colore, dovrei iniziare a farle probabilmente. Comunque li ho pagati 2,76 euro e conveniva ovviamente prendere questi che andare a comprare quelli che ce n'erano 20 pezzi, basta. Allora, poi ho preso, che Dio ce ne scampi ragazze, perché è finissima sta collana. No, oh mio Dio, mi sento male. Eh sì, allora ho preso questa, che non ci ho capito niente, è troppo fine. È una catena in metallo, sono 10 metri. Non so se va bene, vediamo subito. Oh mio Dio, è piccolissima, non va bene. Devo fare dei bracciali, ma è finissima, troppo fine, che sto bene per fare collane, troppo fine veramente. Ci proverò, per l'amor di Dio, ma mi sembra davvero esageratamente fine questa. Vabbè, comunque questa qua sono 10 metri. Probabilmente io non ci capisco niente quando dicono le misure delle maglie, e non ci ho capito niente io. Questa è venuta, ma dov'è? Il numero è 48. Vediamo se riuscirò a capirci qualcosa. Poi ho ordinato appunto delle basi per fare ciondoli cameo, che dei bracciali, praticamente delle basi cameo connettori, che sono queste, perché sostanzialmente mi erano finiti, cioè lo scorso mercatino mi hanno fatto incetta di questi bracciali con le Gorgeous e dovevo rifarli, solo che avevo finito le basi e allora ne ho presi un po', ce ne sono 5 per sacchettino e vengono 5 perché non riesco mai a trovare le cose. Vengono 1,14 euro a sacchettino, quindi ne ho presi ben 4 sacchettini, così ne ho 20 e ne posso fare un bel po'. Ma in realtà va bene il colore, ma non so se è troppo fine, voi che dite? Secondo me è troppo fine, vedo cosa fare. Poi ho preso sempre come basi di collane già fatte, perché di solito prendevo sempre la collana sfusa, ma alla fine dalle bimbi quando sono in offerta sono convenientissime queste, e ho preso le basi già fatte per collana. Mio Dio, dov'è l'apertura qui? What? Come cacchio era chiuso sto coso?
aiuto, acqua, olio trasparente, non ci capisco niente. Allora, queste che sono anche abbastanza lunghe, ecco, vedete, se già era un po' più grande così la magliettina del coso era meglio. Comunque ne ho preso un set da 12 dorate. E invece due set uguale la catenina da 12 però argentate. Queste sono costate, quella dorata, quella argentata 3,60 a confezione, quella argentata, quella dorata 3,57. Non connetto, sapete? Comunque, sì, molto carine. Ma apriamo anche una di queste, perché andare via che forse sono diverse le catenine. No, uguale, ragazzi, sono solo aprirla perché uguale. Poi ho ordinato due confezioni, sempre di bracciali già pronti, perché altrimenti avrei dovuto comprare ancora più rondelle, ancora più moschettoni, perché ho quasi finito tutto. E allora ho detto, senti, faccio prima così. Da 12 sempre di bracciali, e ho preso questi qua che sono quelli più leggeri che ci sono, perché, oh mio Dio, metti a fuoco. Ok, questi qui, una maglia abbastanza larga che mi piace tantissimo. Ah, ma lei che vada potrei metterlo dentro qua stesso. Apro questi e li metto qua dentro. Effettivamente, ho preso questi, ne ho presi due con per stessa cacchio, due confezioni. I bracciali mi sono costati, vedete, due. I bracciali mi sono costati 2,90 € a confezione, o 2,80, non ci vedo, 2,80 a confezione. Dopodiché ho preso questa base per la resina UV, dovrebbe esserci tutto in teoria. Questa base per la resina UV con la stella marina, tutte queste cose così, bellina bellina. Questa l'ho presa per me, anche l'altra. Magari una poi la vendo, vedo quale mi viene meglio, mi piace di più, me le tengo per me perché la dura in male, ragazze. E poi questa. Vedete che sono diverse, sono carinissime. Mi piace forse di più questa. È più gessicosa perché c'è il delfino. Quindi ho preso queste due basi qua. E queste due basi qua erano scontate, me lo ricordo benissimo, venivano 61 centesimi l'una, ne ho presa solo una per tipo, perché comunque ho tantissime basi di queste per la resina UV. E poi ho preso due cavallini di questi perché mi era finito, è una cosa che va via tantissimo, l'unicorno, di conseguenza ne ho presi due, perché così almeno se ne vendo uno ho la scorta dell'altro. Non devo ricomprarlo subito, quindi questi due qua. E poi l'ultima cosa che ho comprato dalle bimbi sono due stampe di Già Creation uguali. Vedete, sono uguali, quindi ve ne faccio vedere solo uno, ossia lo stampo della conchiglia. Che tanto ci fa vedere Nina Creation, che è bellissimo. E ho voluto prenderlo anch'io. Allora, lo stampo era a 3,61 €, anche lo stampo era scontato. Ne ho voluti prendere due perché mi serviranno per fare delle decorazioni particolari. Non voglio svelare niente, a tempo debito dirò tutto. E niente, lo metto subito nel sacchetto perché altrimenti mi si riempie di peli e di polvere. Questi stampi vengono prodotti da Già Creation e li trovate sia sul sito dei bimbi che sul sito di Gea, insomma. E ne ho voluti prendere due. Quindi, ricapitolando, ragazzi, questo è il mio bottino da le bimbi. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Vi rifaccio vedere tutti i dati di le bimbi, non si sa mai cosa questa roba vi possa non servire. E grazie a te, le bimbi, e al prossimo video. Ciao, ragazze!